Buonasera ragazzi, allora riprendiamo il libro di storia, I nodi del tempo plus, e andate a pagina 248. Spero che vi siate andati a riguardare la lezione precedente su Napoleone. Allora, pagina 248. Dunque, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto l'emergere di questa figura, che era appunto quella di Napoleone Bonaparte, questo signore di famiglia nobile, tosco-corsa, cioè originario della Toscana e della Corsica, però che era assolutamente nel suo spirito francese e che aveva fatto l'Accademia Militare e che attraverso una serie di vicende un po' fortunose, un po' legate anche al suo temperamento assolutamente coraggioso e assolutamente temerario e spavaldo, lo aveva portato a diventare l'uomo più potente di Francia. Abbiamo visto come anche riuscì a sistemare i rapporti con l'Austria e pertanto a un certo punto egli risolse questo problema. Ci fu un nuovo equilibrio in quello che era il sistema della penisola italiana. Insomma, una volta sistemato il problema con l'Austria, rimaneva l'altro grande avversario della Francia rispetto ai sogni egemonici di Napoleone e della Francia stessa, e cioè l'Inghilterra, che aveva una potenza militare straordinaria, che era in una fase di effervescenza economica, tant'è che la rivoluzione industriale comincia esattamente in Gran Bretagna. Bene, cosa possiamo dire? Uno, la Gran Bretagna non era facilmente invadibile. Dalla Francia non era facile da invadere da parte della Francia perché appunto era un'isola, quindi era circondata e protetta dal mare e in più rispetto alla Francia aveva una temibile flotta che la difendeva. Allora, come era possibile fiaccare dal punto di vista dei francesi e di Napoleone nella fattispecie, la potenza inglese. Poteva essere fatto questo soltanto andando a colpire gli interessi economici dell'Inghilterra. Ma come li potevi andare a colpire questi benedetti interessi economici, stante la condizione di insularità, cioè del fatto che fosse un'isola e del fatto che comunque all'interno c'era un'industria che cominciava a essere molto fiorente, eccetera, eccetera. Lo si poteva fare andando a colpire le zone esterne all'Inghilterra, cioè le colonie inglesi in particolare, andando a intercettare, cioè andando a colpire i punti dove obbligatoriamente passavano le merci che arrivavano in Gran Bretagna, e quando parliamo di merci parliamo in particolare delle materie prime, per esempio la seta, per esempio le spezie, per esempio certi metalli preziosi, pietre di vario tipo, altri prodotti che potevano essere il tabacco, il cotone, il tè, l'ambra, perché no? Bene, come si poteva fare? Si poteva fare appunto colpendo, perché la Gran Bretagna era una grande potenza economica e anche mercantile, ma come potenza produttiva e industriale per poter produrre aveva bisogno che le materie prime arrivassero da fuori nel territorio britannico, nella Gran Bretagna, che chiamiamo genericamente Inghilterra. Facciamo un po' di confusione in realtà quando parliamo. Va bene, e allora se si fosse riusciti a intercettare da parte francese
il passaggio di questi beni, ecco che allora l'industria e il mercato inglese sarebbero stati fortemente colpiti. Dove si poteva andare a colpire, pertanto, Napoleone pensò che il punto migliore era andare a colpire l'Egitto. Perché? Allora, ragioniamo un attimo. Se qui abbiamo l'Africa, qui abbiamo l'Asia e qui abbiamo l'Europa, Africa, Asia, Europa, l'Egitto che si trova esattamente a metà, fate finta che la mia faccia è l'Egitto, Africa, ok? Asia, Europa, io sono l'Egitto, sono in mezzo, ci siamo, quindi il passaggio è per forza quello, inevitabilmente quello, la mia faccia, o meglio l'Egitto, ci siamo. Bene, allora andando a occupare l'Egitto che già era sotto l'egemonia, sotto il potere inglese, sotto il potere britannico, ecco che andando a colpire l'Egitto si andava a bloccare un punto dove passavano le merci che arrivavano dai tre continenti e che era il fulcro centrale degli spostamenti fra Europa, Asia e Africa, scusatemi, Asia, Europa e Africa, per gli inglesi che controllavano appunto l'Egitto. E allora ecco che, appunto per questo motivo, nel 1798, partendo da una cittadina francese, Tolone, Napoleone giunse fino all'Egitto, risalì in parte il Nilo e poi ci fu una grande battaglia chiamata Battaglia delle Piramidi, dove l'esercito egizio al soldo degli inglesi fu sconfitto. Quindi successivamente Napoleone poté entrare al Cairo, cioè nella città più importante dell'Egitto, come un trionfatore, comunque come il trionfatore effettivamente era così. Tuttavia, quello fu l'inizio di una serie di problemi per Napoleone. Per esempio, nell'agosto dello stesso anno, gli inglesi andarono a colpire la flotta francese che era, come dire, attraccata vicino a una città molto importante che si chiamava e si chiama Alessandria d'Egitto, nel porto di Aboukir. E lì la flotta francese fu molto colpita. Fu molto colpita appunto da mettere in difficoltà Napoleone, che rimase bloccato in Egitto. Nel frattempo, mentre guardiamo la cartina di pagina 244, 244, nel frattempo, mentre Napoleone era bloccato in Egitto, e per cortesia andate a guardare dove si trova l'Egitto, non fate che poi non mi sapete dire dove è l'Egitto, già è allucinante che magari non sapete dove si trova l'Egitto, già in sé è allucinante, lo stiamo studiando, non lo vedete nella cartina tematica, andatelo a vedere. Magari anche su Google Immagini, mettete Egitto, mettete Mar Mediterraneo e vedete dove è l'Egitto. Comunque, nella cartina tematica di pagina 244, l'Egitto, che non si vede, si trova sotto dove in quella specie di rosella c'è scritto Impero Ottomano. So, right, continuiamo. Allora, mentre Napoleone Bonaparte era bloccato in Egitto, che cosa succede? Succede che c'è una coalizione che approfitta, guardate la cartina tematica di pagina 244, approfitta di questa cosa per dare addosso con una seconda coalizione, con una grande coalizione, alla Francia. Si trattava della Francia. Si trattava di una coalizione formata da Russia, guardate dove è l'impero russo, da inglesi, da austriaci, da napoletani, cioè del Regno di Napoli, e da
i turchi, cioè l'impero ottomano, quindi formato da Russia, Inghilterra, Austria, impero d'Austria, Regno di Napoli e impero ottomano, i turchi, questi qua, con un esercito congiunto, con una bella coalizione, dietro addosso alla Francia colpendo l'esercito francese in Germania e in Italia e ottenendo delle significative vittorie. A questo punto l'Italia, che era sotto le grinfie di questa seconda coalizione di Russia, Inghilterra, Austria, Napoli, Impero Ottomano, si vide persa e infatti caddero, come abbiamo visto, le cosiddette repubbliche sorelle, la Repubblica Cisalpina, la Repubblica Romana, la Repubblica Napoletana. L'unica che durò fu la Repubblica Ligura. Bene, il direttorio, che era, vi ricorderete dalla lezione precedente, il governo francese formato da cinque direttori, coadiuvati da un Parlamento costituito dalla Camera dei 500 e dalla Camera degli Anziani, bene, il direttorio era assolutamente allo stremo, cioè non sapevano più, poverini, questi del governo francese, questi cinque direttori del governo francese, che pesci prendere, non riuscivano a governare. Le casse dello Stato per pagare l'esercito, le spese militari erano assolutamente esauste, non ce la facevano più, e la disoccupazione all'interno della Francia era altissima. Risultato era, la Francia era sull'orlo del default, cioè sull'orlo del tracollo, del crollo, della crisi fortissima. A questo punto Napoleone decide in tutti i modi di tornare in Francia. E come faceva, poverino, se era bloccato in Egitto, dove non riusciva a muoversi? Praticamente dovette lasciare a generali di sua fiducia, e questo fu un azzardo, l'esercito per recarsi in Francia e cercare di porre soluzione. Come pose soluzione? In un modo abbastanza pesante. Il 9 novembre del 1799, il 9 novembre del 1799, Napoleone Bonaparte fece attuò un colpo di Stato. Che cos'è un colpo di Stato? Un colpo di Stato è un'azione violenta, di solito, con cui in maniera repentina, cioè improvvisa, dei personaggi, un gruppo di persone o una persona sola, solitamente militari, prendono il potere in maniera illegittima. Lo ripeto, il colpo di Stato è un atto per cui una persona o un gruppo di persone, di solito militari ma non necessariamente, scalzano quelli che sono legittimamente al potere e si sostituiscono a loro, dando luogo a una nuova organizzazione statale, certamente a un nuovo equilibrio politico. Ok? Bene, che cosa fa Napoleone? Fa esattamente questo. Il 9 novembre del 1799 fa un colpo di Stato, licenzia il direttorio, cioè manda il governo a casa, e si inventa un nuovo governo, quello del consolato, non più il direttorio con i cinque direttori, ma il consolato, guarda caso, con un nome mutuato, preso dalla storia della Repubblica Romana, i consoli, che però lì erano due. Invece qui il consolato non è formato da due consoli, ma è formato da tre consoli, che era una finta repubblicana, una finta per fare finta che si fosse ancora in un sistema pienamente, prettamente repubblicano. In realtà era una presa in giro, perché Napoleone in realtà si fece nominare non console uguale agli altri, ma primo console, e già questa cosa non va bene, perché console vuol dire consigliere, colui che consiglia, va bene?
Il primo console non può esistere, a rigor di logica. I consoli dovrebbero avere tutti la stessa posizione, si dovrebbero controllare a vicenda. Nel momento in cui metti il primo console, stai creando una gerarchia. Non siamo più 1, 2 e 3, ma siamo 1, 2 e 3. Gli altri due devono sottostare, sono più che altro dei burattini, messi là per figura, messi là per forma. E infatti quello che si formò fu una vera e propria dittatura, una vera e propria dittatura che fu sancita immediatamente da una nuova ennesima, dopo quella del 1795, una nuova ennesima costituzione. Questa costituzione che cosa fa? 1. Impone il consolato, ma nomina il primo console che è chi era Savansadir Napoleone. Il primo console si vedeva riconosciuto dalla Costituzione, cioè la Costituzione francese prevedeva che il Parlamento non legiferasse più, non producesse più le leggi, ma le leggi venissero prodotte dallo e promulgate quindi dallo stesso primo console. Il Parlamento non poteva proporre leggi, non poteva discutere, dibattere, valutare ed esprimere delle migliorie da fare, per esempio delle correzioni da fare sulle leggi proposte dal primo console, ma si doveva limitare a votarla, per carità. Uno dice, vabbè, se possono votare, possono dire no, questa legge fa schifo, non la votiamo. Vero è, a livello formale è così. A livello reale bisogna vedere se votare in senso negativo una legge voluta dal primo console non significava condannarsi a morte, non significava mettersi in serio pericolo. Ci siamo? Anche soltanto della libertà personale, anche soltanto di finire in gattabuia, di finire in galera per un po' di tempo. Quindi il primo console faceva le leggi, quindi aveva il potere legislativo, ma non solo, aveva anche il potere esecutivo, cioè di mettere in pratica le leggi. Cioè tutto il contrario di quello che da questo punto di vista, dalla prospettiva dell'organizzazione dello Stato, pensava l'illuminismo. Il primo console si vede riconosciuto dalla Costituzione, dalla nuova Costituzione francese, anche il diritto di nominare i ministri e tutte le alte cariche dello Stato, praticamente un sovrano, come se fosse un sovrano assoluto. Ok? Quindi pardon, il primo console poteva legiferare, mettere in pratica le leggi, e poteva scegliere lui i ministri e tutte le alte cariche dello Stato, tutte le cariche più importanti. Soltanto raramente si poteva interpellare, cioè si poteva chiedere l'opinione del popolo. Questi referendum, chiamiamoli così, si chiamavano plebisciti, ma in realtà erano assolutamente teleguidati, vale a dire. Dall'alto il potere cercava di strutturare le cose in modo tale che si potessero fare in un certo cioè che si arrivasse al risultato che voleva chi era al potere. Se sicuramente otteniamo in questo modo una dittatura, non per niente bella, è anche vero però che questo periodo stabilito da Napoleone, questo periodo stabilito da Napoleone fu un periodo di pacificazione nazionale. Di pacificazione nazionale significa di sostanziale pace in Francia. Perché Napoleone, fra gli altri motivi, poteva avere tutto questo successo? Perché i francesi non ne potevano più di rivoluzioni. Non ne potevano più di guerre,
non ne potevano più di guerre interne, guerre civili, guerre fra gli stessi cittadini, e non ne potevano più di guerre con l'esterno, non ne potevano più della crisi economica, non ne potevano più della disoccupazione, non ne potevano più della incredibile tassazione, non ne potevano più. E allora, in un contesto così fragile socialmente, diventava gioco forza, diventava facile, insomma, che una persona che si poneva come uomo forte, ma è sempre la stessa storia, come uomo forte che portava la pace, ecco, una persona che funzionava in questo modo, che si poneva in questo modo, poteva essere in quel particolare momento particolarmente apprezzata. Va bene? La pacificazione nazionale era un pochino come la Pax Augustea degli antichi latini. Ci fu un grande storico che disse: i romani, dove fanno il deserto, lo chiamano pace, che significa prima ammazzare a tutti, dopo che non c'è più nessuno, lo chiamano pace. Ok, grazie che c'è pace, non c'è più nessuno che si può ribellare, se non è pace questa, che pace è? È la pace in tutti i sensi, è la pace delle paci, è la pace dei sensi, ok? Bene, la pacificazione nazionale che fece Napoleone di fatto fu questa, cioè con questo modo autoritario di governare concretamente e di fatto, concretamente e di fatto, non c'era nessuno che si poteva opporre in Parlamento, ma nessuno nemmeno che poteva protestare. Ci siamo. Il risultato, c'era la pace. Questa pace ovviamente portò alla possibilità che l'economia si consolidasse. Vabbè, ora vediamo. Dunque, una cosa che fece Napoleone fu, ora lo vediamo col discorso, una cosa che fece Napoleone fu quella di fondare delle scuole particolari chiamate licei, che avevano come obiettivo quello di formare dei funzionari pubblici, persone da impiegare nello Stato, nell'amministrazione, funzionari pubblici molto preparati sulle discipline più importanti come il francese, sempre come per noi l'italiano, la matematica, la ragioneria, il diritto, quindi la giurisprudenza, ma anche erano scuole, quelle dei licei, dove si insegnavano la disciplina, rigore e l'obbedienza, un pochino una specie di militarizzazione della pubblica amministrazione sulla falsariga presumibilmente di quanto accadeva nel regno di Prussia, ma di cui abbiamo già parlato in precedenza qualche mese fa, ma avremo modo sicuramente di riparlarne. Spero almeno. Allora, fondò i licei che quindi creavano dei funzionari estremamente fedeli a lui, bravi in tante discipline e abituati e istruiti alla disciplina e all'obbedienza. Inoltre, un'altra cosa che stabilì Napoleone fu la Legion d'onore, vale a dire un pochino come i cavalieri qui in Italia. Era un'onorificenza che veniva data alle persone che si erano distinte nella vita civile, per esempio nell'economia come imprenditori, oppure nella cultura, nella filosofia, e a cui si riconosceva un titolo, un poco come avviene in Italia quando il Presidente della Repubblica nomina dei Cavalieri della Repubblica. Va bene. La cosa più importante, probabilmente l'ascito più significativo dell'epopea napoleonica dal punto di vista politico, fu la promulgazione nel 1804 del Codice Civile, che, va detto, per l'epoca era veramente modernissimo. Per esempio, metteva da alcuni aspetti, da altri aspetti era veramente un passo indietro.
in avanti, per esempio, per quello che riguarda il concetto di uguaglianza, che erano tutti concetti rivoluzionari e illuministici, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, che tu fossi un nobile, che tu fossi un prete, che tu fossi un contadino, davanti alla legge, alla giustizia, quindi non ci doveva essere almeno differenza. Poi, la laicità dello Stato, la laicità dello Stato, vale a dire il fatto che lo Stato è autonomo da qualsiasi potere religioso e si auto-organizza. Poi, nel codice civile del 1804, il riconoscimento di libertà fondamentali come la libertà di pensiero, di poter pensare tutto quello che vuoi, di coscienza, di poter cioè in coscienza decidere cosa è bene e cosa è male, e di lavoro, la libertà di fare il lavoro che vuoi senza che nessuno te lo possa imporre. Libertà di pensiero significa anche libertà di stampa. Poi l'inviolabilità della proprietà privata, che non era una cosa scontata. Al tempo dell'ancien regime del potere assoluto, di prima della Rivoluzione francese, il re era proprietario di tutto e se arrivava a casa di uno e diceva levati, questa casa è mia, quella casa diventava sua, ci siamo. Invece viene stabilito sui principi illuministici portati dalla Rivoluzione francese, di cui da questo punto di vista Napoleone Bonaparte si faceva alfiere, si faceva portabandiera. Bene, il diritto alla inviolabilità della proprietà privata, inviolabilità della proprietà privata, questo terreno è mio e resta mio, questa casa è mia e resta, può venire pure il re, non ha importanza, posto che il re non c'era più. E l'inviolabilità del diritto ereditario, cioè del fatto che quando uno moriva lasciava le sue cose ai parenti. Però ecco, se c'erano tutte queste cose che non possiamo che definire positive, da altri punti di vista invece si rimaneva indietro. Ma tra le altre cose, il matrimonio civile, già ve ne avevo parlato nella lezione precedente, quindi la possibilità del divorzio, perché da un punto di vista puramente civile, il matrimonio è semplicemente un contratto fra due persone. Dal punto di vista religioso, per il cristianesimo, almeno per il cattolicesimo, è un sacramento ed è tutta un'altra cosa. Allora, ma il diritto, il codice civile napoleonico considerava la donna da un punto di vista giuridico, giuridico, non intellettivo, giuridico, inferiore all'uomo. Vi era un'inferiorità giuridica della donna, per cui essa non aveva gli stessi diritti civili dell'uomo, la stessa libertà di pensiero che era per l'uomo non era per la donna, la stessa libertà di azione economica e di impresa economica per l'uomo non era la stessa per la donna. Era esclusa dai diritti anche politici, la donna non poteva votare. La donna non poteva svolgere funzioni politiche, cariche politiche. In più, per quello che riguarda, per esempio, il diritto di famiglia, viene mutuato il concetto di pater familias dall'antica Roma, da un certo punto di vista. Infatti, la moglie e i figli erano totalmente sottomessi all'autorità del capo famiglia. Nell'ambito economico, per i lavoratori, contadini ma anche operai, non c'era la libertà di associarsi, quindi non ci potevano essere organizzazioni di lavoratori e quindi, come d'altro canto nel resto d'Europa, e quindi ogni aggregazione, associazione di lavoratori veniva severamente punita, i lavoratori non si potevano difendere e i datori di lavoro facevano il bello e il cattivo tempo, stabilendo il salario, quanto dovevano pagare, e le ore di lavoro, e sfruttando in maniera feroce i lavoratori. Ma di questo ne abbiamo parlato per la rivoluzione industriale, voi pensate che laddove la rivoluzione industriale non c'era, comunque per i lavoratori funzionava allo stesso modo. Una cosa però la fece Napoleone di realpolitik, di realismo politico. A differenza
per esempio, di quanto avevano fatto altri, a differenza di quanto avevano fatto altri, durante la Rivoluzione francese, che avevano, vi ricordate, creato il clero re e il clero di Stato, il clero di Stato, una specie di chiesa di Stato, mentre coloro i quali, quei preti che non avevano giurato fedeltà allo Stato francese e rinunciato all'obbedienza al Papa di Roma, erano stati considerati preti refrattari e maltrattati in vario modo. E nonostante l'illuminismo, buona parte degli illuministi e della massoneria che aveva tanti collegamenti con l'illuminismo, considerassero la Chiesa cattolica la bandiera dell'oscurantismo, della superstizione, bla 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 bla, nel 1801, con grande realismo, Napoleone stila, firma con la Chiesa cattolica un concordato è un patto che viene stabilito fra due parti, e con questo patto si stabiliscono i rapporti tra le due parti, cioè come l'uno si comporta con l'altro. Lo Stato francese, con il concordato del 1801, riconobbe ai cattolici assoluta libertà di culto. Poi, addirittura, il cattolicesimo fu ufficialmente riconosciuto come religione della maggioranza dei francesi. Addirittura lo Stato mise a carico proprio lo stipendio dei sacerdoti, ma questo perché? Per togliersi un problema che era quello dell'ostilità della Chiesa, la quale aveva con i suoi predicatori, soprattutto nelle campagne, un forte ascendente, una forte influenza sul popolo. In questo modo, dando dei contentini, si otteneva dalla Chiesa la non ostilità, anzi si cercava di farsela alleata. In cambio della libertà di culto per i cattolici, del riconoscimento del cattolicesimo come religione della maggioranza dei francesi e dello stipendio ai sacerdoti, la Chiesa si impegnava a essere fedele allo Stato francese. E il Papa poteva finalmente, nuovamente, nominare tranquillamente i suoi vescovi, ma a patto che i vescovi nominati fossero di gradimento del governo francese. I vescovi sono quelli che stanno a capo dei preti. Va bene? Detto in maniera sbagliatissima e semplicissima. Per esempio, a Torino c'è un arcivescovo che si chiama Cesare Nosiglia. Tutti i vari preti che ci sono a Settimo, che ci sono a Torino, che ci sono a Brandizzo, che ci sono a Legni, che ci sono a Rivoli, a Pianezza, eccetera, eccetera, fanno riferimento a questo vescovo. Va bene? Sono figure importanti i vescovi. Praticamente Napoleone, che era un dittatore, fece come fa la Cina oggi. La Cina vorrebbe che la Chiesa nominasse vescovi graditi al governo stesso e quindi fanno tutta un'altra cosa, si nominano dei vescovi loro, ma adesso non approfondiamo perché non c'è, cioè c'entrerebbe pure, ma non abbiamo il tempo e non abbiamo il modo e io devo cercare di non allungarmi troppo sui tempi. Come vedete mi viene un po' male perché ho tante tante cose da dire. Va bene, a questo punto concludiamo dicendo questo. Napoleone, quindi con questa pacificazione nazionale che fece, molto violenta per tanti aspetti, comunque creando questa pacificazione diede la possibilità all'economia di riprendersi perché non era più impegnata nelle guerre. Riuscì con una bella operazione di raccoglimento delle tasse, una bella operazione di tassazione molto efficace, e
attraverso la chiusura di tutta una serie di circostanze militari che facevano uscire un sacco di soldi, a ridurre il debito della Francia, i debiti della Francia. Seppe fu in grado di istituire la banca ufficiale di Francia, la Banca di Francia, e insomma queste iniziative permisero alla Francia non di arrivare al livello industriale della Gran Bretagna, ma permisero sicuramente alla Francia di cominciare ad avere uno sviluppo significativo dal punto di vista commerciale e dal punto di vista industriale. Boh, finito. Allora, ragazzi, niente. Ripassate pagina 245, 46, 47, 48, 48. Poi dovete studiare da pagina 248 a pagina 251, quindi nemmeno tanto. Prendete la penna, allora, pagina 248, dove c'è scritto paragrafo 3, Napoleone in Egitto. Napoleone vuole indebolire l'Inghilterra sul piano economico? Sì. La conquista dell'Egitto? Sì. La nuova coalizione antifrancese? Sì. Il box in grigio, la stele di Rosetta? No. In realtà è interessantissimo, però lasciamo perdere. Girate pagina, pagina 250, paragrafo 4, Napoleone diventa primo console. Bonaparte mette in atto un colpo di Stato? Sì. Un momento di pacificazione nazionale? Sì. Il codice civile ratifica i nuovi diritti dei cittadini? Sì. Pagina 251, Napoleone ricuce rapporti con la Chiesa? Sì. L'incentivazione dello sviluppo economico? Sì. Ritornando a pagina 251, nella colonna questa qua di sinistra, c'è scritto colpo di Stato e plebiscito, imparare a memoria, e ve lo chiedo. Poi a pagina 251, glossario, sempre la fascetta, la colonnina, dove dice concordato, imparare a memoria. Va bene, ragazzi? Ok, vi voglio bene, tanti saluti a voi e tanti saluti ai vostri genitori. Ciao ragazzi!